La guerra in Ucraina continua senza tregua. Due persone sono morte e un'altra è rimasta ferita in seguito ad attacchi delle forze russe nella regione di Zaporizhia. Ed è salita a 6 morti invece il bilancio dell'attacco sferrato dall'esercito russo contro la città ucraina di Dnipro. Il presidente Zelensky ha accusato la Russia di compiere attacchi terroristici ed ha ribadito la necessità che gli alleati dell'Ucraina continuino a fornire alle forze armate moderni sistemi di difesa aerea necessari per respingere tali attacchi. Il segretario della difesa americano Austin intanto ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti alla sicurezza per l'Ucraina da 2,3 miliardi di dollari. Secondo Mosca, il presidente turco Erdogan non agirà come possibile mediatore nei colloqui per la risoluzione del conflitto ucraino. In precedenza Erdogan si era rivolto a Putin dicendo di essere pronto a gettare le basi per un accordo che ponga fine al conflitto. E intanto la Russia vuole avvicinarsi sempre di più alla Cina. Putin, infatti, incontrando il leader cinese Xi Jinping ad Astana in occasione del vertice del gruppo di Shanghai, ha ribadito che le relazioni tra Mosca e Pechino stanno vivendo il periodo migliore nella loro storia.